questa è Zona Cesarini e parliamo di una grande manifestazione che torna finalmente dopo 2 anni di stop. Vivi Città, la corsa per la pace, 10 chilometri, partirà il 3 aprile alle 9.30, il via sarà dato in diretta su Radio 1, come sempre, Radio 1 Rai e Radio 1 Sport. La presentazione nazionale dell'edizione di quest'anno 2022 si terrà invece domani 1 aprile a Roma dalle 11 nella sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ne vogliamo parlare, Elisabetta, con Tiziano Pesce, presidente nazionale UISP, e Daniela Conti, responsabile, ecco, per la cooperazione UISP. Sento dalla regia che ci sono entrambi. E allora, benvenuti Tiziano Pesce, presidente, benvenuto. Buonasera Elisabetta, buonasera Maurizio, buonasera. Grazie a voi come sempre dell'attenzione. Ci mancherebbe. E buonasera anche a Daniela Conte, responsabile per la cooperazione UISP. Buonasera Conti. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, Vivi Città non perde tempo, dopo tutto quello che è successo per quanto riguarda il Covid, si riparte il 3 aprile alle 9.30 in 30 diverse città italiane, alcune in Europa e anche in Romania, al confine con l'Ucraina, uno dei centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. Tiziano Pesce. Sì, proprio così, diciamo che il conto alla rovescia è ormai quasi terminato, appunto per Vivi Città che quest'anno deve ritornare a correre per la pace. L'appuntamento appunto per domenica prossima, 3 aprile, 37esima edizione effettiva, perché partimo nel 1984, ma ovviamente ritorniamo dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia. Correremo appunto, come avete già anticipato, in 30 città italiane, in alcune in Europa, correremo in Italia da Torino a Trapani, da Bari a Gorizia. Si tornerà, ecco, a correre, sicuramente a camminare insieme nel segno della ripartenza e appunto della pace. Percorsi competitivi di 10 chilometri, ma grande spazio come sempre anche alle famiglie, agli appassionati, alle persone di ogni età che potranno venire a camminare a Vivi Città appunto attraverso una camminata ludico-motoria di pochissimi chilometri. Questa camminata ludico-motoria mi piace, nel senso che sì, può essere agonistica ma può essere anche ludica. Esattamente, dà spazio veramente a tutti. Conferenza stampa nazionale, facciamo ovviamente uno strappo, facciamo un'anticipazione questa sera, è un dovere nostro nei confronti di Radio 1 Rai, quindi un ringraziamento a nome di tutta l'associazione, perché Radio 1 Rai ci segue, ci seguite veramente dal primo anno, dal 1984, e con grande piacere domani avremo in presenza appunto la conferenza nazionale. Oltre mi ricordo, presidente, una delle primissime edizioni in cui ero lì a fare lo speaker, se non sbaglio, dal Castel Sant'Angelo, la partenza. Assolutamente, assolutamente. Le migliori voci di Radio 1 Rai si sono succedute negli anni. E mi scusi se l'ho interrotta perché stava dicendo dei nomi. Ecco. No, assolutamente. No, dicevo, domani interverranno alla nostra conferenza stampa la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, il presidente del CONI Malagò, il presidente di Sport e Salute Cozzoli, non mancherà il presidente della FIDAL MEI, però per noi domani veramente avere in presenza il vostro direttore è veramente un segnale Andrea importante, Vianello, sì. Quindi grazie anche per questo, sarà con noi Andrea Vianello. Una manifestazione che quest'anno al sostegno del Dipartimento per lo Sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai patrocini importanti del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero della Giustizia, una manifestazione da sempre, come sapete, attenta alla promozione di diritti, alla solidarietà, alla sostenibilità ambientale, ma quest'anno ovviamente, lo dicevamo in apertura, una vivacità particolare dedicata alla pace, dedicata a tutte le iniziative che anche il mondo sportivo italiano, a partire dalla nostra rete associativa, sta portando avanti anche per il supporto e l'accoglienza dei profughi che arrivano dall'Ucraina. E con Daniela Conti io colgo l'occasione che vogliamo sentire, infatti, che vogliamo sentire anche, infatti, perché ricordiamo che Vivi in Città è importante in Romania. Esatto, no? Perché ricordiamo che Vivi in Città è stata per anni dedicata appunto alla pace, a Baghdad, a Sarajevo, a Beirut, a Gerusalemme Est. E allora adesso arriveremo fino quasi ai confini con l'Ucraina. Daniela Conti. Sì, esatto, andiamo a Suceava, che è una città a 40 chilometri dal confine, dove c'è un'associazione rumena con cui noi lavoriamo da anni che si chiama Sport per Tutti Suceava,
che è impegnata in questo momento nell'accoglienza di profughi, in particolare bambini, li stanno accogliendo nei loro centri sportivi, anche nelle palestre dove alloggiano le persone, ma in particolare molti bambini li stanno ricollocando nelle loro attività sportive. E quindi, visto che noi abbiamo un rapporto da anni con questa associazione, con cui facciamo anche progetti europei, abbiamo pensato di andare lì e di organizzare una piccola vivicità, una podistica di 3 chilometri, perché saranno per la maggior parte tutti bimbi, e giocare con loro e regalargli una giornata di festa, se così si può dire, più che altro di tranquillità. Chi fugge da una guerra, e noi lo sappiamo perché siamo da sempre in prima linea nell'accoglienza dei profughi, non lo stiamo facendo solo ora come qualcuno magari sta facendo. Noi da sempre siamo nell'accoglienza dei profughi e sappiamo che cosa vuol dire vivere una guerra e scappare dall'orrore di una guerra o comunque di una tragedia umanitaria, come vediamo per tanta gente che scappa prendendo la rotta del Mediterraneo o la rotta balcanica. Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Abbiamo detto che c'è anche questa, è prevista la diretta Facebook, no? Sulla pagina nazionale dell'UISP. Assolutamente, da partire dalle ore 11 domani mattina avremo la presentazione online della conferenza stampa, ma poi avremo anche dei collegamenti ovviamente domenica, grazie a uno spazio che proprio appunto Radio 1 Rai ci dedicherà dalle 9:30 alle 10:00. Avremo anche proprio dei collegamenti con la nostra delegazione appunto a Suceava in Romania. Io volevo stavo buttando un occhio alla locandina della manifestazione, sì. Molto colorata, naturalmente spiccano i colori della pace, assolutamente, però c'è questo ritorno al progetto iniziale che si ispirava a Gianni Rodari, quindi ben vengano appunto la gioiosità dei bambini, come diceva Daniela Conti, e c'è questa lepre e questa tartaruga che finalmente tornano a darsi la mano per ricominciare, giusto? Sì, proprio così. Noi a Gianni Rodari teniamo molto, e Vivicità quest'anno, quindi Vivicità 2022, proprio entra di nuovo, ecco, nel mondo delle creature fantastiche. Ma con questa lepre, con questa tartaruga a cui come UISP siamo veramente affezionati, la lepre che corre, la tartaruga che va piano, che però si danno la mano per arrivare al traguardo, ecco, tagliare il traguardo in tandem idealmente. Tra l'altro si tratta di una citazione per noi molto importante, perché richiama il lavoro di un nostro grande presidente nazionale scomparso prematuramente ormai 20 anni fa, Gianmario Missaglia. Ricorre appunto il ventennale della sua scomparsa e gli abbiamo voluto dedicare anche in questo modo la Vivicità. Io volevo sapere da Daniela Conti come si sviluppano queste corse in queste 30 diverse città italiane, alcune in Europa, abbiamo sentito anche in Romania, ci sono anche altre diramazioni, altre attività oltre la corsa? Ma sì, sostanzialmente è una giornata appunto di gioia. E in molte città vengono organizzate anche attività parallele, come può essere il mini volley, gli scacchi giganti, ci sono anche mamme, famiglie, come diceva Tiziano, che partecipano, ci sono anche corse con i propri animali domestici, quindi ogni città cerca di ravvivare questa giornata facendo diventare un happening e soprattutto un modo per riscoprire le nostre città e imparare a ripercorrere in maniera anche più ecologica, visto che si parla tanto di transizione ecologica e Vivicità da sempre ha avuto questo come uno dei primi obiettivi. Quindi una giornata sostanzialmente di sport, di festa, di incontro e di pace che vogliamo davvero urlare in maniera molto forte. Ho sentito parlare di scacchi, dove avvengono queste partite? Adesso non lo so, però sono previste, cosa molto bella tra l'altro. Ci sono in molte città organizzano attività di vario tipo. Tiziano Pesce, vogliamo allora, come dire, riassumere la data del 3 aprile, no? Alle 9:30, sì, quando sarà dato il via. Appuntamento domenica 3 aprile, via alle 9:30 attraverso Radio 1 Rai, quindi come sempre, quindi ancora è possibile ovviamente nei prossimi giorni iscriversi a Vivicità nelle varie città. Ovviamente il riferimento, ecco, è il nostro sito wisp.it, è semplicissimo,
da ricordarsi, dove si apre una sezione, ecco, dedicata interamente alla manifestazione, con tutti i riferimenti delle città, dei nostri comitati. E ovviamente colgo l'occasione per ringraziare davvero sentitamente tutti i nostri dirigenti, volontari, gli operatori che da molti mesi lavorano sul territorio nel rapporto con le istituzioni, con i partner, per rendere possibile questa gran bella iniziativa, questa grande manifestazione per la WISP. Una città che non è solo italiana, sì, ma Elisabetta anche... So che si corre anche nel mondo, se non erro. Tiziana, Daniela Conti. Sì, corriamo in Francia, in Ungheria, torniamo anche in Bosnia e in varie altre città, sono mi sembra 10 in tutte, chiaramente saremo in Romania. E quindi insomma si sta espandendo la corsa della pace, la corsa per ricominciare, perché il sottotitolo importante di quest'anno è anche questo: si ricomincia dopo 2 anni di stop dovuto alla crisi pandemica. Io ringrazio il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti, l'UISP, Tiziano Pesce, e ringrazio anche la responsabile per cooperazione dell'UISP, Daniela Conti. Grazie, buonasera, grazie, in bocca al lupo buonasera per questa manifestazione, insomma, che tutti partecipino, perché bisogna ricominciare. Grazie, buona serata. Buona serata.